Al decimo posto c'è la morte di Lord Melbourne in Victoria. Victoria ovviamente è una serie storica, in quanto tale si sa che tutti i personaggi presenti sono morti, però questo non rende meno toccanti e dolorose proprio le scene di queste morti. Infatti la morte di Lord M mi ha toccato e fa mi ha fatto rimanere davvero tanto male, mi è toccata moltissimo, anche perché nella stessa puntata muore anche Dash, per cui più sappio non posso. Al nono posto, da Once Upon a Time, c'è invece la morte di Neil. Quella di Neil credo sia stata la prima morte importante, diciamo, di Once Upon a Time, ed è arrivata anche in modo del tutto inaspettato, ed è anche per questo che è stata molto dolorosa, anche perché comunque Neil era un personaggio che mi piaceva molto. All'ottavo posto, la Community, c'è la morte di Pierce. Questa è stata una morte davvero inaspettata, che non mi sarei mai e poi mai aspettata per l'appunto, anche perché in una serie comica è difficile che muoiano personaggi, ma Community è così, insomma, pur essendo comica, c'è da tanti momenti tristi. Pierce era un personaggio molto particolare, ma faceva comunque parte di questa, diciamo, grande famiglia di Community, per cui la sua morte è stata davvero dolorosa, oltre che inaspettata. Al settimo posto, la di Andred, c'è la morte di Lexa. Sapevo già di questa morte, ancora prima di arrivarci, perché mi era stata spoilerata, il che forse è un po' un bene, perché se non l'avessi saputo, cioè vedendo la scena, sarei rimasta tipo scioccata a vita, perché è arrivata davvero in modo inaspettato e anche in modo un po' indegno del personaggio, secondo me. Lexa mi piaceva moltissimo e perciò vedere un personaggio così bello ed importante morire chiaramente mi ha ferito molto. Però comunque questo non giustifica la gente che la vota ancora su TV Showtime come miglior personaggio. È morta, fatevene una ragione. Al sesto posto, da Buffy, c'è la morte di Anya. Anche questa è stata una morte totalmente inaspettata e alquanto traumatica, perché in quel momento c'era un po' un miscuglio di cose che stavano succedendo e improvvisamente così lei viene uccisa. Ci sono rimasta moltissimo perché amavo veramente tanto il suo personaggio, era un personaggio molto particolare, schietto, che io amavo profondamente. Secondo me una delle cose più dolorose è stato il fatto che non fosse con Xander. Al quinto posto, da Penny Dreadful, c'è la morte di Vanessa Ives. Questa morte, insieme a quella che vedrete al terzo posto, sono state in assoluto le morti più inaspettate. In particolare lo è stata per Vanessa perché, insomma, era la protagonista della serie, solitamente i protagonisti non muoiono. Cioè, ci sono alcuni casi, però è abbastanza raro. Il modo è stato assolutamente tragico, però comunque alla conclusione è stata davvero bellissima, ma anche molto dolorosa. Al quarto posto, da Buffy, c'è la morte di Spike. Questa morte è solo, ma solo tra virgolette, al quarto posto per il semplice motivo che me la sono per sbaglio autospoilerata molto tempo prima. E quindi non è stata tanto inaspettata, ma se lo fosse stata, se non avessi saputo della sua morte, credo che non lo so, avrei rotto qualche porta o finestra, perché Spike è uno dei miei personaggi maschili preferiti, lo adoro, adoravo e adoro con tutta me stessa, per cui vederlo andare via è stato brutto. L'unica consolazione è che è stata l'ultima puntata di Buffy, per cui non ho dovuto vedere delle puntate di Buffy senza di lui, perché sarebbe stato troppo doloroso. Al terzo posto, da Jane the Virgin, c'è la morte di Michael Cordero. Come avevo già anticipato, questa è stata una delle morti più inaspettate in assoluto. Cioè, quando è arrivato il momento nell'episodio, io tipo, oddio, non sto capendo che sta succedendo, no, per favore, non può succedere. E poi ho pianto come una disperata. Nel video delle serie TV Tag ho detto che non avevo confermato che piangevo guardando le serie, ma adesso sì, ve lo confermo, piango anche tanto. E questo è stato uno dei casi in cui ho pianto anche l'anima.
È da tanto che non vedo Jane the Virgin perché è in pausa da tanto e riprenderà ad ottobre, se non ricordo male. E tipo, io se devo pensare a Jane the Virgin, alla serie, penso ancora a lui, cioè non ho ancora metabolizzato bene la cosa, capite, il livello di disagio. Al secondo posto, da Doctor Who, abbiamo la morte di Missy. Questa morte me l'hanno spoilerata circa 5 minuti prima di vedere la puntata. Perché avevo appena un attimo aperto YouTube, vedo un'intervista a Michelle Gomez e scopro che era sulla puntata che era appena uscita, dove si vede la scena della sua morte. Immaginatevi la mia reazione, insomma, perché Missy è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto di tutte le serie, è la mia incarnazione del maestro preferita, per cui è stato davvero un colpo al cuore. E però devo dire che il modo in cui è morta me lo aspettavo. Al primo posto, da Doctor Who, abbiamo la morte, o meglio, rigenerazione del decimo dottore. So che in Doctor Who, quando si parla di dottori, non si parla di vere e proprie morti, ma di rigenerazioni. Cioè, il dottore esiste, è ancora vivo. Mi sembra una scema, vabbè. Però diciamo che quella rigenerazione precisa adesso è morta, insomma. Questa è quella, la rigenerazione che mi ha ferito di più perché il decimo dottore è ovviamente il mio dottore preferito e ho tipo rischiato di morire disidratata quando si è rigenerato, anche perché le 3 stagioni che seguono prima dell'arrivo del dodicesimo, a mio parere, sono un gran buco nero in Doctor Who. E quindi queste erano le 10 morti delle serie TV che più mi hanno ferita. Fatemi sapere quali sono invece le morti che hanno ferito di più voi. Fatemi inoltre sapere se il video vi è piaciuto con un bel mi piace o con un commento. Seguitemi sul canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima!